e non avere paura. Libere di essere mamme. Sunrays on my skin. Libere di amare. Libere di studiare. Libere di sognare. Libere di scegliere. Libere di lavorare. Perché hai scelto proprio questo sport? Ce lo chiedono in molti. Perché non lasci lo studio e metti su famiglia? Ci chiedono altri. Quante volte ad un colloquio di lavoro han voluto sapere se volevamo far figli? Quanti giudizi e pressioni subiamo rispetto alle nostre scelte? Il nostro è costellato di obblighi e imposizioni, doveri dettati da stereotipi. E spesso, troppo spesso, violenza su chi non si adegua e cieca indifferenza tutt'attorno. È tempo di cambiare. Noi diciamo basta. Noi ci mettiamo la faccia. Voi aprite gli occhi. Presentare un'importante iniziativa sportiva della città di Falconara, squadra che milita nel massimo campionato italiano femminile. E introduciamo subito i relatori di questa conferenza stampa. Partirei dal presidente della società Marco Bramucci, che ci spiega un po' cosa sarà questa iniziativa, cosa significa questa iniziativa per Falconara, ma anche per il territorio. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito di essere qui. Allora, a livello sportivo, cos'è la Supercoppa? Penso che lo sappiamo tutti, è la finale tra chi ha vinto la Coppa Italia, il Città di Falconara, e chi ha vinto lo Scudetto, il Pescara, che era il Montesilvano femminile. E questo da un punto di vista sportivo. Non è solo una finale di seniores, di categoria seniores, ma sono due le finali, perché alle 15.30 Academy Bergamo, finalista di Coppa Italia, contro chi ha vinto lo Scudetto, FB5 Team Roma. Quindi abbiamo grandi e piccole. Non è solo però un semplice titolo, è venire a casa della società che ha più tifosi in Italia di calcio a 5 femminile, è il Falconara. È il Falconara che non fa solamente puramente sport, è un Falconara che fa sociale, è una squadra piena di campionesse a livello mondiale, perché sono atlete della nazionale italiana, atleta nazionale brasiliana, atleta nazionale portoghese, spagnolo, e tanto quanto lo ha il Pescara, perché è una parata di stelle. Ma qui da noi queste calciatrici hanno acquistato una dimensione di campionesse. È bello vederle a fine gara fare gli autografi alle magliette, è bello vederle in settimana essere omaggiate, è bello avere degli sponsor locali, e qui c'è Daniele Letti di Azzurro Ascensori, così presenti, così vicini, in uno sport che qui in Italia è considerato prettamente maschile. E noi stiamo dimostrando che non lo è, perché è uno spettacolo e vi invito tutti a venirlo a vedere, lo invito a chi non ci riuscirà dal posto a seguirlo sulla diretta di ETV Marche. E questo è il nostro compito, non certo facile. Poi sul campo il capitano Sofia Luciani dovrà cercare di portare il titolo a casa, ma la nostra è un percorso più ampio, quindi non ci interessa solamente cercare di vincere la partita, anzi dal punto di vista societario forse è la parte che interessa meno. Questa battaglia che stiamo facendo giorno per giorno con successi importanti è l'obiettivo che conta di più. Nell'occasione ringrazio anche la divisione calcio 5 che ha voluto venire a Falconara e la società Pescara che ha accettato di giocare, diciamo, non a casa propria, perché poi lo scudetto l'hanno vinto loro, in genere la Supercoppa si gioca da chi vince lo scudetto. Però sanno benissimo che qua è molto sentita, è molto partecipata e sia una festa. E poi è anche paradossale il fatto che noi l'anno scorso l'abbiamo sempre battuti, ma mai in casa. Cioè loro vincono da noi e noi vinciamo da loro in campo neutro, quindi il campo conta poco, e quindi non so se vengono anche per scaramanzia. Cioè loro lo scudetto l'hanno vinto da noi in Coppa Italia invece l'abbiamo battuti
in ogni campo che non sia il nostro. E poi ne approfitto anche per dire che lo facciamo anche per i nostri tifosi, soprattutto la nostra gente che ci tiene tanto e vogliono un mondo di bene a queste ragazze. L'immagine più bella è stata per me nel momento che sono state sconfitte, il pubblico l'ha omaggiate lo stesso. E in uno sport dove spesso conta solo vincere, il capitano è andato con il suo sorriso, con la medaglia d'argento del secondo posto, ha sfilato, l'ha applaudito il Pescara. Certo, ha preferito qualche mese prima il sorriso di chi aveva la Coppa Italia, però non scimmiottano altre situazioni in cui l'unica cosa che conta è vincere. Questo ci fa piacere e io cedo la parola a te, Marco. E io la rilancio ad Andrea Mosca, che è il vice allenatore del Città di Falconara, e anche perché il mister questa mattina sta già lavorando in vista di mercoledì, quindi sta preparando la partita. Abbiamo deciso di lasciare. Prego Andrea, come sta andando? La preparazione alla Supercoppa. Alla Supercoppa è iniziata già dalla settimana scorsa in concomitanza con la partita di campionato con l'Italcap Estate. Non ci fermiamo neanche un giorno e ci prepariamo al meglio per la sfida di mercoledì sera. Bene Andrea, capitano Sofia Alciani, come sentite questa partita? Buongiorno a tutti innanzitutto. Beh, è una partita che attendiamo da molto tempo, siamo molto emozionate ma anche molto concentrate. Diciamo che abbiamo lavorato molto e stiamo lavorando molto perché ci teniamo troppo a questa partita, sia per diciamo, il risultato finale dello scudetto che purtroppo è stato negativo, quindi è per noi una grandissima occasione di rivincita, sia perché comunque è un evento molto bello che si gioca in casa nostra e quindi vogliamo rendere felice il nostro pubblico e quindi ce la stiamo mettendo tutta. Grazie Sofia. Assessore, noi abbiamo iniziato questa mattinata trasmettendo un video perché la Città di Falconara vuole trasmettere anche dei valori, a partire proprio dalle pari opportunità che dovrebbero avere, ma che nel nostro mondo sportivo, ad esempio, non ci sono. Già la sola concezione di immaginarsi uno sport come prettamente maschile, e quindi la sfida è iniziata da lì e si vuole ampliare poi a vari campi della vita. Assolutamente sì, allora io veramente voglio fare i miei complimenti a questa squadra per questo grande evento importante, quindi complimenti al presidente, all'allenatore e al capitano, insomma, che poi tiene unite tutte le altre ragazze, perché poi proprio il calcio, no, ci insegna l'importanza del giocare in squadra, di essere uniti e di appunto fissare gli obiettivi, perché poi si raggiungono solamente quando c'è un'unità di intenti e una collaborazione vera. Quindi lo sport ci insegna veramente tanto, ha dei grandissimi valori educativi e come regione facciamo di tutto per poter intanto promuovere eventi importanti del mondo sportivo e soprattutto anche questo risvolto così importante anche da un punto di vista sociale con questi messaggi, ecco, si dà un'ulteriore aggiunta proprio agli scopi, insomma, che lo sport può appunto portare avanti. Come insomma avete detto, no? Il calcio è stato sempre visto uno sport al maschile. Ecco, questi stereotipi ovviamente hanno sempre caratterizzato il mondo femminile, però con questi esempi questi stereotipi cadono. E quindi ecco, questo è un obiettivo che si raggiunge anche grazie al loro impegno sociale, perché sappiamo la donna quante difficoltà incontra nell'ambito del lavoro, nell'ambito anche della parità di trattamento di stipendio. Questo avviene nei lavori normali, ma anche comunque nelle professioni sportive.
Ecco, queste differenze mano a mano devono essere eliminate e sicuramente dando l'esempio in prima persona con queste ragazze si traccia questo cammino, che è un cammino che ancora purtroppo deve arrivare al traguardo, però se non ci si lavora mai ovviamente non si riescono a raggiungere questi obiettivi che invece sono importanti. Quindi queste ragazze, oltre ad essere delle sportive che hanno già raggiunto dei traguardi importanti, commettono anche la loro faccia, insomma, per queste battaglie che sono altrettanto importanti, e per queste le ringrazio. Quindi faccio i miei complimenti non solamente come assessore allo sport, ma come assessore alle pari opportunità e anche come assessore al terzo settore, perché comunque no, si parla anche di sociale. Quindi veramente grazie, ma soprattutto in bocca al lupo per la sfida che vi attende domani sera, e sono veramente contenta che un altro evento di questa importanza, tutto al femminile, si svolga nella nostra regione e nella città di Falconara. Quindi grazie anche agli sponsor che sostengono queste iniziative, perché sono delle iniziative veramente, veramente preziose. Grazie. Tra l'altro cita il terzo settore in occasione della Supercoppa. Sì. L'assessore Castelli. Sì. Io sono andato in bocca al lupo, ragazzi. Un saluto. Sì, si chiama appena fatto. Diciamo, a proposito di terzo settore, deve sapere che durante la partita della Supercoppa c'è un'associazione, una Ollus, che si occupa di disabilità, ci ha chiesto proprio la possibilità di allestire, di raccogliere fondi nel corso della partita, e noi ovviamente siamo stati ben lieti di accettare questa richiesta. Grazie, non so se ci sono domande dalla chat o da se è stato. Per le TV locali dell'assessore, perché l'hanno già fatta gli altri. Ok, allora possiamo chiudere. Sarà comunque l'appuntamento mercoledì 22 dicembre, ore 20, Pala Badiali di Falconara. Per tutte le informazioni sulla biglietteria potete fare riferimento alla pagina Facebook del Città di Falconara, Instagram e sito www.cittadifalconara.it, e per il resto in bocca al lupo a tutti quanti. E chi non potrà venire, diretta su ETV Marche. Chi non potrà venire, ci sarà la diretta su ETV Marche a partire dalle 19:45, la diretta che è stata offerta da Azzurra Ascensori, che è uno dei nostri maggiori sponsor. Grazie a tutti. Grazie ancora. Grazie a voi.